Buonasera da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Fine settimana rovente in Sicilia, previsti oltre 40 gradi nelle zone interne. Il caldo proseguirà anche la prossima settimana, il picco tra lunedì e martedì. Le stragi in mare sono la vergogna della società, sono forti le parole di Papa Francesco nella lettera all'arcivescovo di Agrigento a 10 anni dalla sua visita a Lampedusa. Il pontefice esprime il dolore per le morti di innocenti guardate con indifferenza. Fuga dei cervelli, dispersione scolastica e inoccupati. Nell'ultimo report Istat emerge la crescente difficoltà dei giovani a vivere in Sicilia. L'edizione 399 del Festino di Santa Rosalia a Palermo nel segno di Fratel Biagio Conte, scomparso lo scorso gennaio. Presentato oggi il programma, il 14 e 15 luglio, il clou degli eventi in onore della Santuzza. Calcio, il Catania accelera sul mercato, la prossima settimana l'ufficializzazione dei primi acquisti. Giacomo Modica è il nuovo allenatore del Messina. Bentrovati dal nostro telegiornale. Dai, il caldo, il grande caldo che sta per arrivare, c'è già molto caldo, ma dobbiamo ancora attendere qualche giorno per il picco, per il clou di questa ondata che porterà in Sicilia temperature tra i 40 e i 41 gradi, in particolare nelle zone interne. Il picco previsto tra lunedì e martedì, ma saranno appunto giorni davvero difficili da questo punto di vista. Sentiamo Emanuela Corsi. Weekend da bollino arancione in 9 città italiane, tra queste Palermo. È proprio la Sicilia, una delle regioni d'Italia maggiormente interessate dall'ondata di calore, che da lunedì farà registrare temperature roventi con punte di oltre 40 gradi, soprattutto nell'entroterra. Il caldo si farà sentire anche a Catania e Messina, che si aggiudicano il bollino giallo, che indica la preallerta per condizioni meteorologiche che possono precedere un'ondata di calore. Secondo il servizio meteorologico dell'aeronautica militare, la massa d'aria calda di origine subtropicale in arrivo sull'Italia già da oggi farà aumentare le temperature fino a 40 gradi. Questa ondata di calore proviene da un'aria calda che giunge dal Nord Africa sotto forma di alta pressione sul Mediterraneo e sta interessando, come lei diceva, da questa prima giornata le due isole maggiori, in particolar modo la Sicilia, dove le temperature nelle aree interne potranno raggiungere già per la giornata odierna valori intorno ai 40 gradi. Il picco verrà raggiunto tra lunedì e martedì. Il caldo, secondo le nostre previsioni, durerà almeno fino alla giornata di martedì, dove le temperature saranno in lieve aumento in questi giorni e nelle aree interne, come dicevamo prima, quindi nell'area di Enna, di Caltanissetta, ma anche tra Trapani e Palermo, potranno superare tra lunedì e martedì 40 gradi, quindi registreremo addirittura 41-42 gradi. Parlando di area umida, cioè area che ha attraversato il Mediterraneo, quindi carica di umidità, poi la percezione sarà anche qualche grado in più. Dal 15 maggio è attivo il Sistema Nazionale di Prevenzione degli Effetti sulla Salute delle Ondate di Calore, che assegna ad ogni città italiana un bollino indicativo del rischio. Con quello rosso vengono indicate le città con il massimo livello di rischio caldo per tutti. Il bollino arancione segnala il massimo pericolo per i più fragili, ovvero anziani, bambini e persone con malattie croniche. Infine, il bollino verde indica l'assenza di rischio per tutta la popolazione. Giornata di forte caldo, anche quella odierna, che ha portato a diversi roghi in provincia di Palermo. I vigili del fuoco infatti sono intervenuti a Partinico, Misilmeri e Casteldaccia per spegnere le fiamme che hanno bruciato ettari di macchia mediterranea. Le squadre antincendio hanno operato però anche per spegnere roghi di spazzatura appiccati nel capoluogo, dove la mancata raccolta in alcuni quartieri ha provocato le ormai consuete e periodiche discariche fuori i cassonetti che la RAP, la società che gestisce la raccolta, non è riuscita a svuotare per mancanza di mezzi e di uomini. Cambiamo pagina, morte di innocenti e grido assordante. A 10 anni dalla prima presenza a Lampedusa di Papa Francesco, il pontefice ha scritto all'arcivescovo di Agrigento e si è rammaricato per le continue tragedie nel Mediterraneo. Ce lo spiega Tonino De Mana.
In questi giorni in cui stiamo assistendo al ripetersi di gravi tragedie nel Mediterraneo, siamo scossi dalle stragi silenziose davanti alle quali ancora si rimane inermi e attoniti. La morte di innocenti, principalmente bambini, in cerca di un'esistenza più serena, lontano da guerre e violenze, è il grido doloroso e assordante che non può lasciarci indifferenti. È la vergogna di una società che non sa più piangere e compatire l'altro. Parole forti messe nero su bianco proprio da Papa Francesco in una lettera inviata all'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, in occasione della celebrazione a ricordo del 10° anniversario della sua visita a Lampedusa. Era l'8 luglio 2013 e Papa Francesco era diventato pontefice da pochi mesi. Su quelle acque, di fronte alla porta d'Europa, il monumento in memoria dei migranti morti in mare, Papa Francesco, accolto da canti africani, lancia una ghirlanda di fiori bianchi e gialli a ricordo di quanti hanno perso la vita nei viaggi della speranza. Quelle immagini hanno fatto il giro del mondo per una visita sobria e discreta, così la definì padre Federico Lombardi. A distanza di 10 anni, Papa Francesco ricorda quella visita e lo fa con commozione ed una punta di rammarico perché, in fondo a quel mare, si continua a morire. Sono trascorsi 10 anni dal viaggio che ho voluto compiere nella comunità lampedusana per manifestare il mio sostegno e la paterna vicinanza a chi, dopo penose peripezie in balia del mare, è approdato sulle vostre coste, ribadisce il pontefice. Il consumarsi di sciagure così disumane deve scuotere le coscienze. Bisogna cambiare atteggiamento. Il fratello che bussa alla porta è degno di amore, di accoglienza e di ogni premura. È un fratello che, come me, è stato posto sulla terra per godere di ciò che esiste e condividerlo in comunione. Intanto gli sbarchi a Lampedusa non conoscono soste e l'emergenza non conosce fine. Restiamo sull'argomento perché oggi l'arcivescovo emerito di Agrigento e il cardinale Francesco Montenegro, quello di Ferrara, presidente della Fondazione Migrantes Giancarlo Perego, hanno officiato una messa proprio all'interno dell'hotspot di Lampedusa in occasione del 10° anniversario del primo viaggio apostolico di Papa Francesco, appunto del quale avete sentito nel nostro servizio. La messa è stata molto sentita dai migranti che hanno partecipato emozionati ed è la prima volta che nel piazzale di Contrada Imbriacola viene realizzata una messa in commemorazione di un anniversario. Alla cronaca, si erano presentati all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta il 22 giugno scorso con ferite da taglio, raccontando di essere stati aggrediti da 3 pakistani dopo alcuni apprezzamenti confronti, appunto, da parte di questi pakistani nei confronti della donna della coppia. L'uomo era stato portato in ospedale da alcuni amici a bordo di un'auto con ferite gravi, tanto da essere operato d'urgenza per la perforazione di un polmone. Soltanto adesso però è emersa la verità: la donna, una nissena di 24 anni, infatti, è stata arrestata dalla squadra mobile di Caltanissetta per il tentativo di omicidio del suo compagno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, che hanno anche ritrovato il coltello presumibilmente usato per il ferimento, la giovane, dopo una violenta lite in casa, avrebbe inseguito il fidanzato con cui conviveva all'esterno dell'abitazione, raggiungendolo in un garage pubblico dove lo avrebbe colpito con diverse pugnalate. Emerso dalle indagini che il luogo indicato dai due come scena del crimine era privo di tracce di sangue, a differenza del parcheggio della loro abitazione. La donna, dopo l'arresto, è stata appunto condotta in carcere. E adesso ci occupiamo dei giovani che evidentemente non vivono bene nella nostra isola, dalla fuga dei cervelli ai giovani appunto inoccupati, cosiddetti NEET, dallo spreco delle risorse idriche ai problemi degli edifici scolastici. Sono tanti i dati che emergono dall'ultimo report dell'Istat che ci racconta in questo servizio Orazio Longo. Sud, giovani sempre più in difficoltà, è quanto emerge dalla fotografia scattata dall'Istat nel suo rapporto annuale 2023. In un'Italia che conta un numero di ultra 65enni quasi doppio rispetto ai 15enni, è quella dei NEET la categoria a preoccupare di più. In Sicilia sono quasi un terzo i giovani che tra i 15 e i 29 anni non sono attivi né nel mondo del lavoro, né nella formazione, né nell'istruzione. Un fenomeno che interessa in misura maggiore le ragazze. Vediamo infatti che il tasso di partecipazione femminile
al sud rimane sempre molti punti distanti rispetto al resto del paese, e soprattutto in Sicilia la partecipazione al mercato del lavoro da parte della donna ancora è abbastanza contenuta. Altro punto dolente è la cosiddetta fuga dei cervelli. In Italia il tasso di espatrio per i laureati tra i 25 e i 34 anni è del 9,5 per mille tra gli uomini e del 6,7 per mille tra le donne. Più alto il livello medio nazionale nelle isole, con le città di Palermo e Oristano in cima, con una perdita di capitale umano dovuta alla mobilità interna netta e persistente. Ci sono alcuni elementi positivi per quanto riguarda il tema del capitale umano, nel senso che in Italia si registra comunque una riduzione della dispersione scolastica, anche se ancora siamo al di sotto della soglia dell'Unione Europea. E tuttavia al sud, anche in questo caso, persistono ancora elevati livelli di dispersione scolastica. E se il 14,8% degli edifici scolastici del mezzogiorno risulta poco raggiungibile sia con scuolabus che con collegamenti pubblici, in merito alla crescita dell'occupazione tra il 2004 e il 2022 si ha un più oltre 1 milione nel centro-nord e una diminuzione di quasi 300.000 nel mezzogiorno, dove il 46,1% delle donne tra i 50 e i 64 anni, con al più la licenza media, non ha mai lavorato. Capitolo a parte la tutela e il potenziamento delle aree verdi nelle città. Nei capoluoghi la forestazione urbana è cresciuta, però la dotazione più elevata si registra nei capoluoghi del nord-est, con 62,2 metri quadri per abitante, mentre la più bassa è nelle isole, pari al 19,3. Infine le risorse idriche. Nel 2020 sono andati persi in distribuzione 3,4 miliardi di metri cubi di acqua. Le situazioni più critiche si sono verificate prevalentemente nelle aree incluse nei distretti idrografici della fascia appenninica e delle isole maggiori. Tornano gli ecoincentivi regionali per chi decide di rottamare la vecchia auto. Il governo Schifani ha infatti approvato il decreto predisposto dall'assessore alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò. Il bonus sarà di 5.000 euro per chi acquisterà una nuova auto elettrica e di 2.500 euro per chi opterà per un mezzo ad alimentazione full ibrida di classe Euro 6. Il contributo andrà direttamente ai cittadini residenti in Sicilia, titolari di patente B e BS e proprietari di un veicolo a benzina o a gasolio di classe da Euro 0 a Euro 3. Le domande per ottenere il contributo regionale potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e fino al 30 novembre di quest'anno. Presentato questa mattina a Palermo, presentata l'edizione 399 del Festino di Santa Rosalia, sarà nel segno di Fratel Biagio Conte, che è scomparso nel mese di gennaio. Sentiamo. È quasi tutto pronto per la 399esima edizione del Festino di Santa Rosalia. A Palermo il 14 e 15 luglio il clou degli eventi in onore della Santuzza. La presentazione questa mattina al Palazzo Arcivescovile, un festino che è un'apertura poi alla grande edizione del prossimo anno, ovvero la 400esima. Ma come dice l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, sarà anche l'occasione quest'anno per ricordare Fratel Biagio Conte. Noi abbiamo avuto la perdita, almeno diciamo così, fisica di un nostro eminente concittadino che si chiama Biagio Conte, è un nostro fratello nella fede in Cristo. E poi è il trentesimo anche dell'uccisione, dell'omicidio di Don Pino Puglisi. Allora questa coincidenza felice ci ricorda ancora di più qual è la testimonianza di Santa Rosalia, la bellezza di questa donna che se si rifugia nell'alto di Monte Pellegrino però è capace di discendere. Sarà un festino che prepara un festino ancora più grande, quello del 400esimo, ma è un festino di riflessione, di devozione, di ricordo, di memoria del nostro grande scomparso Fratel Biagio, ma è quindi una
rafforzamento della vicinanza di questa città agli ultimi, ai marginali, esattamente come Fratel Biagio ci ha lasciato come testamento morale. Una mezzaluna con la santuzza posizionata in basso, in mezzo alla sua gente. Questo sarà il concept grafico del carro del Festino 2023. Il carro di quest'anno è davvero particolare, perché per la prima volta abbiamo fatto anche delle ricerche con Filippo, delle ricerche proprio storiche, e la santa viene messa nella parte bassa del carro. Se voi andate a vedere tutti i disegni, le incisioni, le fotografie dei carri del passato, la santa è messa su un'alta torre. Gli eventi religiosi inizieranno già lunedì, poi venerdì la sfilata del carro con i tradizionali fuochi d'artificio, sabato la messa in cattedrale e la processione. Restiamo a Palermo, dove continuano le difficoltà per quanto riguarda appunto il sistema di raccolta dei rifiuti. Adesso però la RAP, l'azienda che gestisce anche la più grande discarica pubblica della Sicilia, mette nero su bianco un piano in 3 anni per cercare di uscire da questa situazione. Ci spiega tutto Manlio Viola. Uscire dall'emergenza rifiuti entro 3 anni, ma per farlo serve nuovo personale, più raccolta differenziata e bisogna risolvere il problema della discarica di Bellolampo, l'unica pubblica in Sicilia. È tutto messo nero su bianco nella bozza di piano industriale di RAP, l'azienda dei rifiuti di Palermo, che gestisce anche la discarica nella quale confluiscono anche molti comuni del comprensorio. Primo punto, assumere. Nel 2014 il sistema rifiuti Palermo contava su 2.353 dipendenti. A distanza di 9 anni ne conta 1.500. 122, 831 in meno e altri 140 stanno per andare in pensione. Insomma, per raccogliere i rifiuti la RAP ha quasi la metà del personale necessario. I concorsi già banditi riguardano 306 operai, 46 autisti e 6 dirigenti, ma anche quando saranno completati non basteranno. RAP prevede già uno scorrimento delle graduatorie per altre assunzioni, 143 operai e 93 autisti in più. La nota dolente viene dalla differenziata. Palermo è ferma al 35%, dice il piano, anche se forse sta al di sotto. Il piano prevede di arrivare al 65% entro il 2026, ma intanto si ferma il porta a porta nella seconda circoscrizione, che doveva partire già un anno e mezzo fa e invece resta al palo. Troppe resistenze da un lato, mancanza di fondi dall'altro. Il vero nodo che rischia di far saltare tutto è proprio questo, con la differenziata che nell'idea di RAP dovrebbe schizzare al 54% già entro la fine del 2024, fra un anno e mezzo circa. Non riuscirci significa incappare nell'esaurimento delle vasche della discarica di Bellolampo. Lì servono comunque altri lavori e migliorare l'infrastrutturazione. Primo passo, ripartenza a pieno ritmo del TMB, l'impianto che tritura i rifiuti, che attualmente riesce a trattare solo 300.000 tonnellate l'anno. In partenza ci sono i lavori di ristrutturazione e ampliamento, per il resto c'è la settima vasca. Alla media attuale di conferimento, quando sarà attiva, darà 4 anni di autonomia. Con il passaggio al 65% di differenziata potrebbe raddoppiare la sua vita. Tanta buona volontà, ma ci sono troppi se e troppi ma. Ci fermiamo adesso per una breve pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 e andiamo a Messina, dove Nino Frassica diventa brand ambassador dell'azienda trasporti della città. A Messina ci si dirige sempre di più verso una città a mobilità sostenibile, limite di 40 km orari nelle vie del centro, piste ciclabili, ZTL nel piano urbano dell'amministrazione comunale. Francesco Triolo. Messina diventerà presto una città a passo d'uomo. Il piano urbano della mobilità sostenibile ridisegna un'altra città, un altro modo di muoversi, più pedonalizzazioni, piste ciclabili e maggior investimento sul trasporto pubblico. Questa la Messina del futuro, quella che sta immaginando l'amministrazione comunale con il piano urbano della mobilità sostenibile. L'intervento principale che viene previsto è quello di un limite di 40 km orari su tutta la viabilità di perimetrazione delle zone a traffico limitate, che verrà inserito ed esteso con l'istituzione graduale delle ZTL sulla viabilità principale e perimetrale. In centro verrà realizzata un'unica pista ciclabile da Villa Dante a Villa Mazzini, un investimento di 588.000 euro che migliorerà l'attuale percorso e lo prolungherà aggiungendo 6 km di pista, rendendolo più sicuro. Ma nel piano della mobilità sostenibile sono
sono ben 6 le piste dedicate ai ciclisti che verranno realizzate non solo nel centro ma anche nelle zone più periferiche, soprattutto nella zona della Riviera Nord. Particolare attenzione poi è dedicata a 2 delle arterie considerate più pericolose dopo l'analisi effettuata tenendo in considerazione l'ultimo decennio: il viale Giostra, che ha registrato un'elevata ed anomala concentrazione di 6 incidenti mortali rispetto al totale di 26, e dove viene proposta la realizzazione di 3 sovrappassi pedonali, mediamente uno ogni chilometro, ma anche la semaforizzazione degli attraversamenti pedonali con un sistema a chiamata. E la via Consolare Pompea, altra criticità viaria, dove gli incidenti gravi e mortali sono stati troppi negli anni. Qui è prevista la separazione dei sensi di marcia attraverso isole sparti di traffico a raso e separazione dei percorsi tra pedoni e ciclisti. In questo ambito ecco che l'azienda Trasporti è pronta a lanciare diverse iniziative per sensibilizzare i cittadini all'utilizzo dei mezzi pubblici. Oggi presentato il brand ambassador e non poteva che essere Nino Frassica. Perché sono uno dei primi viaggiatori, un abbonato. Io viaggiavo da ragazzo perché ero minorenne, ma viaggiavo anche da grande, visto che non c'ho manco la patente, non c'ho la patente tuttora, non c'ho la patente, e quindi l'autobus per me è stata la salvezza. Nuovi scavi e nuove importanti scoperte nella Valle dei Templi di Agrigento, portati alla luce pitture e mosaici datati tra il II e il I secolo a.C. Davide Sardo. Altre sensazionali scoperte archeologiche nella Valle dei Templi di Agrigento. Qui siamo all'interno del quartiere ellenistico romano tra la città e i templi Ercole, Concordia e Giunone, dove sono in corso gli scavi organizzati dal Parco Valle dei Templi. Al lavoro giovani studenti universitari di Bologna nel cantiere scuola di scavo e restauro delle pitture parietali nelle insulae terzo e quarto. Lo scavo sta portando in luce le pitture e i mosaici in crollo riferibili agli ambienti di rappresentanza della casa che vive tra il II e il I secolo a.C. Stanno affiorando strutture murarie di una casa decorata con gli stucchi dipinti realizzata 4 secoli prima gli impianti balneari. Questa casa è completamente, come dire, conservata, è una situazione straordinaria, cose di questo tipo si trovano solo a Pompei, per dire una. E abbiamo trovato il crollo dei piani superiori, quindi pitture parietali, mosaici, pavimenti, tutto in crollo. Straordinarie scoperte, insomma, ci attendono. La particolarità è quella che il Parco della Valle dei Templi ha finanziato un cantiere scuola con delle borse di studio ai 20 giovani specialisti, ricercatori e studenti che hanno la possibilità di acquisire competenze spendibili nell'ambito degli studi sulla pittura parietale in un contesto sicuramente eccezionale, il contesto appunto delle Domus agrigentine. In attesa di celebrare nel 2025 l'ambito traguardo di capitale della cultura, Agrigento vive in questi giorni la nuova esperienza di capitale della pittura antica con la 6ª edizione del colloquio AIRPA, che vede la partecipazione di oltre 70 specialisti della pittura parietale ellenistica e romana. Altra pausa, torniamo tra poco con il calcio. Calcio in chiusura di telegiornale, lavoro sotto traccia della dirigenza del Catania sul fronte calciomercato. Il direttore sportivo Laneri avrebbe già definito diversi acquisti la prossima settimana. Le prime ufficialità. Sentiamo Angelo Gagliano. Una decina gli acquisti già in dirittura d'arrivo, ma per la loro ufficialità serve ancora qualche giorno. All'inizio della prossima settimana il Catania provvederà a depositare in Lega i primi contratti. Tra questi, a meno di clamorose rotture, ci sarà quello di Michele Rocca, 27 anni, centrocampista, che non ha rinnovato con il Novara, che vanta oltre 160 presenze nei campionati professionistici. In mediana il Catania sta valutando diversi profili. Per il reparto di mezzo il DS Laneri, di concerto con la dirigenza, punta ad almeno 4 innesti. Chiricò è un obiettivo per la tre quarti, ma sul fantasista ci sarebbero diversi club. In casa Catania si lavora comunque per rinforzare tutti i reparti, a partire dalla difesa. Oltre ai 2 portieri serviranno almeno altri 5 innesti, 2 laterali Mancini, 2 centrali ed un'alternativa a Rapisarda sulla corsia destra. L'ex rossazzurro Luca Calapai, appena svincolato dal Crotone, è un profilo gradito al tecnico Tabbiani. La lista della spesa per questa finestra estiva di calciomercato è particolarmente lunga, ma servirà pazienza e saper
per aspettare il momento giusto per chiudere. In attacco Caturano è una pista, ma non è la sola. La dirigenza etnea lavora anche alle conferme, oltre a Rapisarda. Si punta a far rimanere ai piedi dell'Etna Castellini e Lorenzini in difesa, Rizzo e Vitale in mediana, dove però potrebbe essere confermato anche Palermo. In avanti si punta alle conferme di Chiarelle, Russotto e Sarao. La prossima, come detto, sarà una settimana importante, anche perché all'inizio del ritiro mancano appena 2 settimane. Per il 24 luglio, giorno in cui si comincerà a faticare a Zafferana, la dirigenza rossazzurra spera di consegnare a Tabbiani un gruppo di lavoro già ben delineato. Adesso al Messina, che invece ha ufficializzato nel pomeriggio di oggi il nuovo allenatore. Sarà Giacomo Modica a guidare i giallorossi nel prossimo campionato di Serie C. Per lui è un ritorno sulla panchina della CR dopo la parentesi 2017-2018 nel girone I di Serie D. Il tecnico siciliano, originario di Mazara, è reduce dalla stagione vissuta alla guida della Vibonese in Serie D. L'accordo è stato raggiunto al termine dell'incontro con il presidente Sciotto. E con questa notizia si chiude Sicilia 24 di questa sera. Grazie per l'attenzione. Naturalmente vi auguro un buon proseguimento di serata.